Qualche giorno fa sono stato invitato a partecipare all'evento intitolato Il Superbonus 110% dopo la conversione del decreto Semplificazione Bis. Questo evento era organizzato dalla testata giornalistica lavoripubblici.it, una delle voci più autorevoli dell'intero panorama italiano nel settore delle costruzioni sul complesso argomento Superbonus. È stato un interessante confronto, durato oltre 2 ore, con altri tecnici esperti di Superbonus, nel quale abbiamo approfondito le recenti novità introdotte dalla legge numero 108 del 29 luglio 2021. In questo brevissimo video do 2 suggerimenti pratici agli operatori di settore che potrebbero migliorare di molto l'efficienza delle loro organizzazioni. Ma non perdiamo tempo. Se ti va, metti un bel like e partiamo. Marcello, a te la parola. Ma guarda, giusto due cose al volo. Allora, certamente il Superbonus è un'eccezionale opportunità sia per i beneficiari, quindi i clienti finali, ma anche per i tanti operatori del settore, quindi parliamo dei progettisti, parliamo delle imprese, eccetera. Trovo, quindi dobbiamo un po' cercare di migliorarci tutti quanti con lo studio, l'applicazione, la condivisione di conoscenza. Trovo molto interessante lo spunto di Alessio sul fatto che non possiamo essere tuttologi. Condivido naturalmente al 100% ed è per questa ragione che abbiamo fatto delle scelte aziendali. Non abbiamo competenze da strutturisti, per cui non gestiamo, giusto per fare un esempio, progetti di Sismabonus, e dato che non possiamo conoscere ogni meandro, ogni angolo della normativa, abbiamo deciso di non lavorare coi condomini, ma solamente, si fa per dire, con le abitazioni unifamiliari. Per chiudere, 2 riflessioni che poi sono degli inviti. La prima ai colleghi è un invito a mettersi in team per raggiungere la necessaria multidisciplinarietà, ormai obbligatoria, indispensabile per ogni progetto di Superbonus. Poi un altro invito ai colleghi per l'inserimento di giovani nelle nostre strutture. Sento dire tutti i giorni che non ci sono termotecnici, non ci sono progettisti elettrici, immagino si dica la stessa roba per gli strutturisti, eccetera. Contemporaneamente, tutti i giorni parlo con dei colleghi e gli dico: guarda che ti servirebbe qualche assistente, qualche giovane tecnico, invece vedo che c'è tanta difficoltà, tanta ritrosia a insegnare il nostro mestiere, quasi che poi ci sia la paura che domani ci aprano di fronte. Sapete bene che tutti voi avete una professionalità consolidata in decenni, quindi non è che questa roba viene meno perché avete insegnato qualche virgola a qualcuno. Quindi, ragazzi, lanciamoci, passiamo conoscenze, facciamo crescere le persone, che poi, insomma, questa cosa sarà positiva per tutti. Come sempre, spero di esserti stato utile. Se ti è piaciuto questo video, metti like e scrivimi in un commento cosa ne pensi e le tue domande per me. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, clicca sulla campanella per essere aggiornato quando pubblico un nuovo video e seguimi anche su pagina e gruppo Facebook Ingegner Marcello Conto. Se vuoi scoprire come accedere e sfruttare al massimo il Superbonus 110%, guarda il webinar che ho preparato per te. Trovi tutti i link in descrizione. Un caro abbraccio e a presto!